stato molto liberatorio, perché di solito le proprie ombre uno si ritiene tutto per sé, invece abbiamo condiviso un po' le nostre pattuglie. Questo è stato molto bello, perché all'inizio eravamo tutti un po' vergognosi, tutti a dire no, va bene, tutto a posto, stiamo tutti bene. Invece man mano che andavamo avanti, ci spogliavamo un po' delle nostre parti anche un po' più dolorose, ecco. Quindi è stato terapeutico questo. Non credo nella guarigione, perché poi le ombre, le paure, uno se le porta dietro per tutta la vita, però nella condivisione. Questo sicuramente è stato importante. Poi abbiamo appunto lavorato con ragazze, generosamente, ragazze di Pistoia, del dipartimento psichiatrico di Pistoia, e ci hanno raccontato le loro storie, alcune molto dolorose. E spesso io non sono stata d'aiuto, perché me le raccontavano e scoppiavo a piangere. Sono state più loro d'aiuto a me che io a loro. Quindi è stata una terapia e ci siamo sentiti tutti, siamo tutti matti. E cioè è veramente così, questa è la verità. Poi ci sono dei momenti in cui c'è la fortuna, delle coincidenze che magari ti aiutano a superare delle fasi, e a volte questo non accade, di avere fortuna, delle coincidenze un po' più dolorose, e quindi c'è bisogno di un aiuto. Perciò è stato, credo, liberatorio, e è stato un grande abbraccio terapeutico a fare questo film, secondo me. Il mare. Il mare, aspetta, dire del mare. Ah sì, il mare. Il mare è la forza della morte. Unisce ancora i miei dunque, cerco di rispondere sul serio. È bello che tu l'abbia notato, peraltro non era proprio così. Non era qui. Non si spostano. Sul mare, sì. Forse mi sono andato davanti al mare, perché il mare in effetti è un elemento generatore, misterioso, c'è un'idea di, anche di rinascita, no? Di battesimo, di rigenerazione. Ci sono due scene che riguardano il mare, una molto dolorosa e un'altra invece molto gioiosa. Sono quelle cose che però mi piacerebbe che vivessero autonomamente, senza dover per forza enfatizzare in forma di metafora. È un lavoro che faccio fare più volentieri a voi altri studiosi e esigenti, insomma. Però sì, sicuramente è un elemento suggestivo e di grande ispirazione. Non è un caso che alla fine finiscono certe scene molto importanti dei miei film, finiscono per me molto diciamo importanti, dal punto di vista della trama, del racconto, dell'esito delle vicende. Certi miei film hanno a che fare per l'appunto con questo gesto che evidentemente a me è capitato di fare tante volte, nella gioia e nel dolore.